Amici di Cycling Side, oggi siamo qui a provare le Red Zone Carbon, le nuove rotte da Cross Country Marathon di Casa Fulco. Allora, partiamo dalle caratteristiche tecniche delle nuove Red Zone Carbon. Innanzitutto partiamo dal cerchio. Il cerchio, a differenza della maggior parte dei cerchi in commercio, sfruttando la tecnologia Momag, è completamente chiuso. Questo dà dei vantaggi sia in termini strutturali, in quanto il cerchio è decisamente più robusto, e dà dei vantaggi anche a livello di tubelizzazione, perché ovviamente non ha necessità di flap o di nastri per tubelizzare la ruota, con vantaggi a livello di dei nipple, che non c'è mai rischio che filtri liquido e che possa andare a corrodere i nipple, e ovviamente di perdite appunto da nastratura. Uno dei dettagli tecnici, anzi forse il più importante dettaglio tecnico di queste ruote, risiede nel mozzo. Il mozzo utilizza la tecnologia cono calotta, caratteristica di quasi tutte le ruote top di gamma di Fulcrum, e che gli garantisce di avere una scorrevolezza che ha pochi uguali nel mercato. Questa caratteristica si traduce in una facilità disarmante della bici ad acquistare velocità. Questo ovviamente è un vantaggio in salita, in discesa, nei rilanci e un po' tutte quelle che sono le situazioni in cui ci si trova a pedalare. Il canale ovviamente è un canale largo, è un canale da 28 mm come vogliono i moderni canoni, e noi li abbiamo provati infatti con dei copertoni da 2,35, sempre andando in quella direzione. Il peso, allora, sul peso siamo a 1440 grammi, che è un peso leggero ma non leggerissimo. C'è da considerare però che la ruota non ha bisogno di tubelizzazione, quindi in realtà ci sono un 100, un 150 grammi che comunque vengono compensati rispetto alle ruote più, diciamo, più leggere che puoi trovare sul mercato. Quindi, ragazzi, non ci resta che andarla a provare e poi vediamo. Abbiamo potuto provare per parecchi mesi le nuove Fulcrum su un po' tutti i terreni, su terreni asciutti, duri, compatti, su radici, su single track particolarmente ostici, su salite lunghe e pedalabili, e dobbiamo dire che sono veramente delle ruote eccezionali. Hanno sempre una risposta, una reattività nei rilanci notevole, e soprattutto la scorrevolezza che abbiamo visto in presentazione oggettivamente ti dà quel quid in più, sia in salita perché comunque ti aiuta a mantenere sempre la ruota, come dire, lanciata nel superamento degli ostacoli, e la stessa cosa però anche in discesa, che comunque ti permette sempre di far correre la bici, non arriva mai ad impuntarsi, perché comunque il minimo impulso che riceva senti la ruota proprio che rilancia, e conseguentemente questa, sapete bene, è una caratteristica che aiuta molto nell'affrontare single track anche particolarmente ostici. L'altro pregio di questa ruota è anche il rapporto qualità-prezzo, perché è una ruota che esce al pubblico a 1.350 euro, e sinceramente vi sfido a riuscire a trovare ruote che abbiano uno stesso livello di performance a un importo così competitivo.